Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente a grande richiesta dopo quasi un anno ecco che tornano gli assaggi. Tokyo Treat è stata così gentile da inviarmi una sua box premium, quindi la box più grande che trovate sotto in info box il link per poterla acquistare. Ragazzi, Tokyo Treat invia delle box mensili strapiene di snack giapponesi e secondo me, a parer mio, la migliore box per rapporto qualità-prezzo. Costa meno di 30 euro al mese la premium, poi ci sono anche quelle più piccoline e contiene una valanga di prodotti. Io seguo tanti altri youtuber che ogni mese la ricevono e la aprono da tanto tanto tempo, infatti era nelle mie intenzioni di acquistarne una e c'è stata appunto questa occasione di Tokyo Treat che me ne ha proposta una gratuitamente, quindi eccola qui, è appena arrivata e non vedo l'ora finalmente di assaggiare qualche bella schifezza. Quindi ragazzi, bando alle ciance, come vi ho detto link in info box, apriamo questa box che pesa tantissimo, è davvero molto pesante, e scopriamone il contenuto. Sono super super mega curioso. Tagliamo lo scotch protettivo e ragazzi, ecco qui, che bellezza ragazzi, che bellezza. Qui abbiamo la nostra guida ai prodotti e guardate all'interno quanti ce n'è. È sempre una gioia anche solo guardare un video di Tokyo Treat, perché ad esempio i Player Inside, che saluto tantissimo essendo catanesi come me, la fanno ogni mese e ragazzi, io le guardo sempre perché è divertente vedere assaggiare cose sempre più strane. Quindi eccoci qui, direi di cominciare bando alle ciance e partiamo da questo pacchetto verde molto molto carino. Si tratta di un pacchetto di patatine ai piselli, probabilmente, visto che c'è un pisello abbastanza divertito sulla confezione. Andiamo ad aprire e andiamo ad assaggiare. L'odore, ragazzi, devo dire che non è affatto male e queste patatine sono simpaticissime perché hanno la forma di un baccello di piselli. E l'odore è strano perché non è di formaggio ma sa davvero quasi di piselli, quindi assaggiamola. Sì, sa quasi un po' di ceci, però sono buone. Sono davvero molto molto buone, non sono salatissime, hanno questo retrogusto un po' di ceci, quindi diciamo che sanno un po' di falafel se qualcuno li ha mai assaggiati. Mi piacciono, davvero molto molto buoni questi snack ai piselli. Andiamo avanti e tiriamo fuori quest'altra busta bella grande con delle stelline. Questa mi sa che dovrò andarla a leggere per capire di cosa si tratti. Ok, si tratta di patatine al mais ricoperte da cioccolato bianco e fagioli rossi. Proviamola ragazzi, proviamo tutto, non abbiamo paura. Allora, l'odore è parecchio forte, si sente molto il cioccolato, sa anche un po' di banana l'odore, quindi vediamo, sono delle stelline e vediamo il sapore. Sono molto buone perché il cioccolato non è fuori ma è all'interno dell'impasto e quindi hanno quella consistenza che al primo morso cominciano a sciogliersi. Sono davvero molto buone nonostante io odi le creme ai fagioli rossi perché ho avuto modo di assaggiarle nei ristoranti giapponesi e non mi sono mai piaciuti questi dolci fatti con la crema di fagioli rossi, ma queste sono davvero molto molto buone, devo trattenermi dal mangiarle tutte e continuiamo visto che c'è ancora un sacco di roba. Passiamo a questi che sono ben 4 buste tutte uguali e ne prendiamo solamente una cercando di non fare danni. Ok, ho fatto danno, ho aperto quella sotto, questa qui, quindi apriamone un'altra. Ok, ecco qui e si tratta in questo caso, vediamo se riesco a trovarli, eccoli qui, sono dei cracker alla salsa di soia. Quindi anche in questo caso sfondano una porta aperta perché a me piace molto la salsa di soia. L'odore di salsa di soia è fortissimo, sembra una vaschettina di salsa di soia infilata dentro un pacchetto dall'odore. Però vediamo un po', eccoli qui, hanno una forma molto strana ma sembrano croccantissimi, quindi andiamo subito all'assaggio. Sono davvero molto buoni anche questi ragazzi, tutto buonissimo. Questi somigliano molto a quelli che vendono durante le fiere, non so se anche nelle vostre città,
durante magari le feste patronali o cose del genere, vendono questi snack rotondi al gusto di paprika però. E in questo caso la consistenza è esattamente quella, però hanno il retrogusto molto forte di salsa di soia. E mi piace un sacco, ragazzi, io quando finirò questo video, sappiatelo, mi abbufferò come un suino, perché mangerò tutto. Passiamo a questa bustina, che invece è un biscotto al melon pan. Eccolo qui. È un orsacchiotto, è un panda, una sorta di panda che però non ha un orecchio. Ragazzi, l'odore è buonissimo. Davvero, mi dispiace che voi non possiate sentirne l'odore, ma è pazzesco. Odore di melone a 360 gradi, quindi lo assaggio subito. Ragazzi, buonissimo. Davvero buonissimo. Questo devo farlo assaggiare anche agli altri in casa, quindi non lo finisco, però davvero buonissimo, uno dei biscotti più buoni che abbia mai mangiato. Io vi consiglio tantissimo la Tokyo Treat, ragazzi, perché come vedete ancora c'è tantissima roba dentro, sono tutti prodotti full size, quindi non miniature di prodotti, e per il prezzo che costa sono sicuro che io mi abbonerò, sicuro ragazzi, sicuro che la vedrete ancora sul canale, perché mi hanno conquistato, non avevo già dubbi, ma adesso una volta che l'ho provata non potrò più farne a meno. Passiamo a questo, che invece è una busta di marshmallow al gusto Sakura. Quindi ragazzi, come non assaggiare anche questi? Tanto assaggerò tutto, quindi è inutile che io lo ripeta ogni volta. Questi non hanno un odore buonissimo. Contrariamente a quanto mi aspettassi, la busta è davvero molto molto bella. L'odore non è il massimo. Quindi tiriamone fuori uno. Sono dei classici marshmallow, però hanno la forma di fiori di ciliegio. Sono davvero bravissimi i giapponesi nel packaging, tanto di cappello, anche nella forma dei prodotti, perché sono super accattivanti. Ma adesso bando alle ciance, assaggio anche questo. Mamma mia ragazzi, anche qui hanno fatto bingo, perché sono i classici marshmallow, quelli che conosciamo tutti, però hanno un retrogusto leggerissimo di ciliegia, che ragazzi è una bomba. Vaniglia e ciliegia così in quantità dosate perfettamente, mamma mia quanto è buono. Ma adesso tiriamo fuori questo, che invece è un popping cookie. Quindi ragazzi, sì, in ogni confezione ne è sempre presente uno, che io non farò assolutamente adesso, però c'è anche un popping cookie che, dovendolo acquistare singolarmente, già partono almeno 7-8 euro facendolo arrivare in Italia, quindi come vi dicevo rapporto qualità prezzo il massimo. Ma ancora c'è tantissima roba, tiriamo fuori questi esseri simpaticissimi. Ragazzi, ma guardate quanto sono divertenti le mascotte giapponesi, a me fanno ridere un sacco. In questo caso si tratta di Puffs, quindi di patatine credo, di riso, di Anpananman Festival. Ragazzi, non ho idea, e sono delle Puff colorate. Ok, queste fanno puzza di piedi, quindi non promettono benissimo, sono di tanti colori, eccole qui, ci sono sia rosa che bianche che verdi, e le andiamo ad assaggiare, vediamo se il gusto magari non rispecchia l'odore. No, queste non mi fanno impazzire, peccato, queste no, perché sono delle patatine glassate, quindi sono delle piccole patatine di mais glassate, quindi si sente molto lo zucchero, dovrebbe esserci anche qualche aroma in mezzo, ma non riesco a distinguerlo, e non mi fanno impazzire, no. Semplicemente patatine di mais molto dure e glassate, quindi un po' stucchevoli, no. Queste qua non mi piacciono. E tiriamo fuori questo, invece è un pacco enorme, ci sono tantissimi pacchetti all'interno, e si tratta di Sakura Shrimp Potato. Sono degli anelli di patata al gamberetto. A me, ragazzi, le patatine al gamberetto piacciono sempre tanto, le acquisto nei negozi etnici e mi piacciono parecchio, ma non riesco a aprire queste buste. Ok, prendiamone una confezione, ce ne sono davvero tantissime, quindi anche in questo caso prodotto super full size, e vediamo come sanno. Guardate quanto è carina questa confezione triangolare, davvero molto molto bella. Sorpresa ragazzi, ce ne sono davvero tante, sono molto molto piccole e ce ne sono un bel po' all'interno. Pensavo fossero pochissime, invece ce n'è abbastanza. Vado ad assaggiare anche questa. A me le patatine al gambero piacciono un sacco, e queste sono davvero molto buone perché hanno un sapore abbastanza forte, quindi devono piacere. Sono sicuro che magari alla metà di voi non piacerebbero, però sono davvero molto molto buone.
Queste le mangerei davvero tutte, ragazzi. Ma ancora c'è della roba da provare e quindi me ne ficco in bocca un po' e continuiamo. Ok, andiamo avanti. In questo caso abbiamo un prodotto di Doraemon. Questi qui li ho visti anche ad Etna Comics, li ho visti in fiera e li vendono anche a caro prezzo. Costano circa 2-3 euro a pezzo in Italia. Quindi tanta roba averne trovato uno. Peccato sia totalmente distrutto, però adesso lo assaggiamo. Sono sempre stato molto molto curioso. È una sorta di filoncino, quelle volte che arriva integro, ed è fatto sempre in mais aromatizzato. Quindi vediamo qual è il sapore di questo. Buono, ragazzi, buonissimo. Me ne sono caduti due pezzi sulla scrivania che non andranno sprecati. È davvero buonissimo. E qui c'è scritto che si tratta di uno snack vegetariano salato all'umaibo. Ragazzi, ho un'idea di cosa sia l'umaibo, ma ne voglio un bidone perché è buonissimo. Ha un po' il retrogusto di pesce e di aglio, quindi ragazzi, per darvi un po' l'idea di cosa sia per me buono, quindi cominciate a dubitare della mia parola. E andiamo ancora avanti, passiamo adesso ai dolci. Questo cos'è? C'è una piccola linguetta di una cosa incomprensibile, c'è una sorta di Power Ranger davanti e si tratta, vediamo un po'. L'ho trovato, forse era meglio non trovarlo, si tratta di carne di seppia essiccata. Quindi ragazzi, mi immolo per voi, ormai ho le mani viscidissime e vediamo di cosa sa. Ne assaggio un pezzetto piccolo piccolo, è davvero inquietantissima, è trasparente, marroncina, è per nulla invitante. Ne rompo un pezzetto, sembra cartone ragazzi, non si può neanche rompere, vediamo. Ragazzi, c'era del cartone lì, l'ho lanciata. Mamma mia ragazzi, immangiabile davvero, ho dovuto sputarla, sa solamente di calamaro, ma davvero una cosa immangiabile, davvero da dimenticare, queste cose anche no. E andiamo ancora avanti, vedo qui delle caramelle, quindi speriamo queste abbiano un sapore migliore. La box è davvero carina e si tratta di Puccio Gummy Hop Chan Sherry, quindi ciliegia, e a quanto pare sono delle gomme però, quindi se sono davvero delle gomme magari la assaggerò alla fine. No, va bene, queste fanno un ottimo odore e sono delle mini caramelline trasparenti e hanno addirittura la faccina che c'è qui sulla confezione, questa faccina con un fiocco in testa riprodotta in miniatura. Sono piccolissime e dovrebbero essere alla ciliegia. Speriamo riescano a togliere il sapore del calamaro perché fa davvero schifissimo. Accettabili, non sono il massimo della vita, ho mangiato caramelle migliori, però hanno fatto il loro dovere. Poi all'interno c'è ancora una confezione di caramelle, caramelle allo zenzero, caramelle dure allo zenzero. Ragazzi, queste non le mangio neanche sotto tortura. Io odio lo zenzero sotto ogni forma. Ho provato ad assaggiarlo diverse volte, ma non fa proprio per me. Sa di detersivo al limone piccante. Questa è la mia unica descrizione possibile dello zenzero. Quindi queste le darò sicuramente a mia madre, che invece è fan dello zenzero, ma io non ho la minima intenzione di mangiarne una. Quindi questa qua non la assaggio assolutamente. E invece all'interno c'è anche del Kit Kat, ragazzi. Kit Kat giapponese. In questo caso si tratta di Kit Kat al sake, quindi anche questo qui molto molto strano, è un Kit Kat al cioccolato bianco e sake, quindi voglio assolutamente assaggiarlo, sono curiosissimo. Queste sono le cose che mi piacciono, le varianti di cose che già conosciamo. È a tutti gli effetti un mini Kit Kat, guardate, sono due barrette di cioccolato bianco e adesso ne assaggio un pezzetto. Ragazzi, fa una puzza di vino che voi non avete neanche idea. Mamma mia che puzza di vino. No, non fa per me. Si sente il cioccolato bianco all'inizio e poi si sente il liquore, perché comunque il sake è una sorta di liquore se non sbaglio. E fanno proprio puzza di vino, puzza di taverna, di osteria. Quindi no, non fanno proprio per me, non mi piace. Adesso andiamo ad assaggiare l'ultimo prodotto, che è una bottiglia intera, anche bella grande. Si tratta di una bottiglia da quanti ml? Boh, non c'è scritto, però è una bottiglia molto grande, quindi sarà sicuramente da mezzo litro e non è rimasto più nulla all'interno della nostra Tokyo Treat. E ragazzi, è una Coca-Cola alla pesca, quindi curiosissima questa Coca-Cola e la vado subito ad assaggiare sperando di cambiare il sapore che ho in bocca,
che ancora persiste del sake, del KitKat, che è davvero orribile. Quindi alla vostra salute, assaggiamola. Premettendo che si tratta di una Coca-Cola calda, quindi non il massimo della vita, devo dire che non è male, la pesca si sente parecchio, si sente anche che è molto molto artificiale, quindi ha un suo perché. Non la berrei ogni giorno, è una di quelle varianti che vanno bene una volta ogni tanto, non mi fa proprio impazzire, però non è neanche malaccio. Quindi Coca-Cola alla pesca, abbiamo provato anche questa, ragazzi, oggi abbiamo fatto davvero il pienone, una montagna di snack. E quindi fatemi sapere se magari nelle prossime settimane vi piacerebbe che io tornassi a fare video assaggi, visto che è da tanto che me lo chiedete, molti di voi mandano spesso messaggi in merito, io non ho mai il tempo di andare a comprare cose nei negozi specializzati ultimamente, quindi queste box mi vengono assolutamente in aiuto. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver visto il video fino alla fine, spero vi abbia fatto piacere, fatemi sapere qual è il prodotto che più vi ha incuriosito e quello che assolutamente non avreste neanche toccato, un po' qual è il vostro corrispettivo delle caramelle allo zenzero. Bene ragazzi, detto questo, mi raccomando, lasciate un like, commentate, condividete, se al canale non foste iscritti, e noi ci vediamo prestissimo con tantissime altre novità. Ciao!